Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi andiamo a studiare già il prossimo turno di campionato di Serie A. Ancora deve finire il sesto turno e andiamo già a studiare il settimo perché con il turno infrasettimanale è tutto super concentrato. Prima di cominciare, ricordati di seguirmi e di lasciare un like. Insieme a me, come sempre, i libracci, Metodo Stats for Bets e Tipster Robot. Stamattina mi è arrivata una mail da Amazon che mi comunicava che erano primo e secondo. Il primo libro, Metodo Stats for Bets, primo libro era primo, giustamente. Il secondo libro, Tipster Robot, era giustamente secondo. Quindi primo e secondo, come sempre, grazie a tutti del supporto. Allora, andiamoci a vedere un po' questa settima giornata, anche se è giusto, secondo me, dedicare due partite, scusate, due parole, non due partite, a un brevissimo commento a quello che è successo in particolar modo ieri, ossia la sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo. Ho letto delle dichiarazioni di Inzaghi, un po' anche i vari titoli di giornali, che mi sembrano eccessivi per quello che è successo col Sassuolo. Sicuramente perdi una partita che non era il caso di perdere, perché comunque riesci a chiudere 1-0 il primo tempo. Non è normale che una squadra come l'Inter si faccia ribaltare in casa in appena 45 minuti dal Sassuolo, quindi sicuramente è un episodio negativo. Però ho sentito addirittura Inzaghi dire è una sconfitta che fa male. Mi sembra una valutazione esagerata, anzi io avrei stemperato i termini, diciamo, avrei detto siamo stati disattenti, è una sconfitta che ci farà bene per migliorare, uno schiaffetto correttivo. Non sarei andato a mettere ancora più pressione già su una sconfitta che comunque non fa bene, diciamo, al cammino in sé, no? Non è una bella sconfitta in generale, però a livello comunicativo l'avrei ridimensionata. Invece sentire queste parole da parte di Inzaghi, una sconfitta che fa male, mi sembra che gli dà ancora più valore e boh, mi sembra sbagliato a livello comunicativo. Anche i giornali adesso hanno cominciato a scrivere l'Inter dopo il derby ti sei fermata, ma come? Cioè, fino a 30 secondi fa doveva ammazzare il campionato e adesso per una sconfitta venuta fuori anche per due super giocate di Berardi, perché comunque se li crea quei due gol li crea lui. Mi sembra esagerato, questo per come sono abituato io a valutare il calcio, però mentre poi si rilancia totalmente il Milan, che invece sembrava in difficoltà, fa una buona vittoria a Cagliari, nonostante invece il Milan fosse partito nelle difficoltà perché va sotto 1-0 e quindi improvvisamente si ribaltano le cose. Sicuramente sarà una stagione in cui questo aspetto avanti e dietro lo vedremo spesso, perché a livello comunicativo non è la prima volta che succede. Prima la Juventus, già destinata a vincere lo scudetto, perde tutto in bilico. Allegri non sopportano più di qua e di là. Il Napoli è effettivamente l'unica squadra che ha avuto un periodo di crisi un po' più lungo, però già era tutto da rifare, invece poi ieri riparte, quindi è tutto a posto. Cioè, un po' mi sembra che sia un po' il trend comunicativo sui giornali esaltare, poi abbassare, poi riesaltare, poi riabbassare, anche per creare, diciamo, hype tra i tifosi, chi attacca uno, chi attacca l'altro, insomma, mi sembra un po' più una strategia comunicativa che non effettivamente una problematica di campo. Però, proprio relativo al campo, ci andiamo a vedere Milan-Lazio, che sicuramente tra le partite del sabato sono la partita più interessante, e andiamo a vedere cosa succede, co come si muovono le quote su questo Milan-Lazio, con il Milan che è ripartito, in questo momento
vedo anche questo calo interessante, probabilmente frutto anche della vittoria comunque convincente ottenuta contro il Cagliari, però è ripartita anche la Lazio che batte, anche in questo caso, una squadra che era ostica da battere, come il Torino. Non è una vittoria convincente perché secondo me per tratti della partita il Torino ha messo in difficoltà la Lazio, non è una Lazio ancora super brillante, non c'è un Immobile al pieno delle sue capacità realizzative, mi sembra che ha fatto solo uno o due gol, di sicuro ne ha fatto uno contro di me al Fantacalcio, quindi non è ancora la Lazio proprio della scorsa stagione, però è ripartito Zaccagni, ha ricominciato a segnare. Anche qui, se vediamo il Milan, no? Prima di questo Cagliari-Milan, che è comunque una vittoria importante, il Milan sembrava sull'orlo di una crisi, no? Leao non c'ha voglia, i ricambi non vanno bene, nonostante avesse battuto il Verona, perché comunque questa sconfitta fa rumore nel modo in cui viene subita. Però allo stesso tempo l'Inter adesso per una sconfitta col Sassuolo mi sembra esagerato. Comunque, al di là di questo, numeri alla mano, sicuramente ha favorito il Milan, c'è questo calo importante, quello che secondo me va valutato, e in effetti qua lo manifesta, è che è vero che in questo momento la quota del Milan è favorita, perché è 1,70, anche il leggero calo rispetto all'apertura. Però la vera quota del Milan di questa partita, la quota reale liberata del Milan, dovrebbe essere questa. Con un disavanzo, con un aumento sulla quota reale del 10%. Allora, per me il 10% è il limite massimo per considerarla una value bet. Quindi, se questo valore rimane così, ci sono i presupposti per provare a cercare la vittoria, quindi per puntare l'1, e sarebbe un 1 in value bet. Già se fosse stato a 1,75 sarebbe stato più alto del 10%, e per me non era più una value bet. Ma perché non è più una value bet se supera il 10%? Perché se supera il 10%... significa che è una partita molto più difficile da vincere, e di conseguenza non è una value bet se è più difficile da vincere, perché se poi non vince, se tu una value bet la sbagli, non è una value bet, è una scommessa persa. La value bet ha senso chiamarla value bet nel momento in cui c'è questo leggero rialzo, ma è un rialzo che comunque da buone opportunità di vittoria alla squadra che deve vincere o al segno che deve vincere. Il discorso vale per l'over, per il gol, cioè mi sta bene un piccolo rialzo sulla quota reale liberata, massimo del 10%, quindi questo già è proprio al limite, sta diventando al limite. Se la quota scendesse un pochettino a 1,65, faccio un esempio, quindi entrerebbe nel range, che ne so, del 9%, ma non ho un computer in testa, non riesco a calcolare esattamente di quanto scenderebbe, però quello per me è value bet. Se diventa di nuovo 1,75, o se diventasse per assurdo 1,90, qui il 10% non sarebbe più 10%, diventerebbe 15%, non è una value bet migliore, è una, sì, quota più alta, ma non è una value bet, perché ovviamente se la portano a 1,95 è molto probabile che non vince, di conseguenza se non vince non è una value bet. Non so se sono riuscito a spiegarmi. In questo momento ci sta, come detto, il rischio, il provare a rischiare l'esito 1. Anche nel flashback ci abbiamo un buon riscontro, alcuni elementi che mi suggeriscono cautela: formula 4, quindi possibilità del gol della squadra sfavorita, e soprattutto turno infrasettimanale e poi Champions, perché se non vado errato già mercoledì c'è la Champions, questa è il 3 ottobre, che dovrebbe essere martedì, e il Milan gioca mercoledì con la Champions. Quindi
i numeri sono corretti per provare a rischiare un esito 1, o meglio, i numeri sarebbero corretti per provare a rischiare un esito 1 se questa partita la prendessimo secca da sola in un contesto che non tiene conto del turno infrasettimanale, della Champions che c'è da giocare poi e quindi di conseguenza degli avvicendamenti che dovranno essere fatti. Quindi per me anche così la Volley Bet è un po' troppo rischiosa, andrei di più sulla 1x. Non mi immagino, da questi numeri non si evince in nessun numero si evince onestamente la possibilità della vittoria della Lazio, quindi continuerei a dar fiducia al Milan, però l'uno secco mi sembra un po' arrischiato. Sui gol, qua vediamo che da gol passa a no gol, questa difficile come interpretazione perché restano quote molto alte ma si ribaltano, quindi teoricamente una partita da cui non ci si aspetta tantissimo. Anche qui si partiva favorendo leggermente l'over, si va a favorire leggermente l'under. Secondo me da una partita come questa un paio di gol ci stanno sempre. Da Lazio-Milan o da Milan-Lazio io due gol per i terminali offensivi che hanno me li aspetto. L'over 1,5 è comunque leggermente più alto dell'under 3,5, perché qua parliamo di 68, qua parliamo di 72, 4 punti percentuali, è quella classica partita che ce ne posso, che va bene sia l'under 3,5 che l'over 1,5. Non mi aspetterei un 3-3 se dovessi dare una, cioè il terzo gol ci può stare, no? Non sembra una partita da goleada, però allo stato attuale secondo me ci può stare l'esito 1, no? Non sarebbe una vittoria facile, ecco, me la immagino così. Non sarebbe una vittoria facile del Milan, quindi non mi immagino un 3-0 per il Milan. La può vincere perché comunque in questo momento della stagione qualcosina in più della Lazio ce l'ha, però tenendo conto di tutto, siccome la quota è buona potenzialmente da singola, non la utilizzerei con il budget pieno della singola, quindi o cautelata 1x oppure rischiosa esito 1, però con un budget più cautelato rispetto a quello che si utilizzerebbe sulla singola. Rispetto al punto di vista dei gol me ne immagino almeno 2, non credo più di più dell'under 3,5, quindi non credo più del quarto gol, perciò potrebbe anche essere sfruttato per alzare un minimo la quota un multigol 2-4. Ecco, questa è una classica partita in cui secondo me multigol 2-4 ci può stare. Sarei sorpreso se una partita del genere finisce con un solo gol o addirittura con 0 gol. Per questo video è tutto, ci vediamo domani con il prossimo video, mi raccomando, lascia un like.